Quali sono i volti menzionati nella scena della riunione tra gli architetti dell'Apocalisse nella serie di Fallout? Frederick Sinclair, dirigente del Big Meat e proprietario del casinò Sierra Madre. Potremmo intenzionalmente sovraffollare un volt, costringendo la gente a competere per la propria sopravvivenza? Volto 34. Situato vicino alla base di Nellis, nel Mojave, il Volt era noto per la sua cultura armata e ricca di strutture ricreative, ma limitato nello spazio abitativo. Nel 2281, una fuga di radiazioni dal reattore danneggiato trasformò molti residenti in ghoul feroci. Originariamente l'armeria doveva essere accessibile a tutti, ma tensioni interne per il controllo delle armi causarono sommosse, impedendo le riparazioni del reattore. Gli scontri interni e i danni al reattore e alla porta del Volt isolarono i rimanenti, condannandoli all'avvelenamento da radiazioni o alla speranza di un intervento esterno. Volt 15, situato nella Nuova California, fu sede di un esperimento sociale della Voltec che mischiava ideologie radicalmente diverse, sigillato dal 23 ottobre 2077 per 50 anni. Col passare degli anni le condizioni peggiorarono, causando sovrappopolazione, deterioramento e infine uno scisma che portò all'apertura del Volt. Da qui nacquero comunità fondamentali nell'universo di Fallout, il villaggio di Shady Sands e il clan di predoni come i Khan, gli sciacalli e le vipere. Immaginate a dover vivere in un Volt sovraffollato con persone così all'antitesi l'una dall'altra. Il Volt fu abbandonato e distrutto nel tempo. Frederick, molto prolifico, dà un'altra idea. Potremmo pompare sostanze psicotrope nei condotti dell'aria. Questa storia la conosciamo bene. Volt 106. Nascosto nella zona contaminata della capitale, divenne una camera delle torture psicologiche dopo che le droghe psicotrope furono immesse nel sistema di filtraggio dell'aria, solo 10 giorni dopo la sua chiusura. Inizialmente concepito come esperimento, il sovrintendente ordinò di nascondere la verità ai residenti. Col tempo le sostanze alterarono gravemente la mente degli abitanti, scatenando delirio e violenza incontrollata. Nel 2277 il Volt si trasformò in un luogo di desolazione e follia. I suoi corridoi, popolati solo da sopravvissuti insani, incapaci di sfuggire alle visioni indotte dalle sostanze ancora in circolazione. I resti di un tentativo disperato di fuga di alcuni, tramite esplosivi, lascia un eco di terrore perpetuo. Leo von Felden, ricercatore a capo della ricerca sul virus evoluzione forzata. Se utilizzassimo il Volt per creare soldati supermutanti usando immigrati illegali? Volt 87. Nel Capitol Westerland è diventato un incubo vivente quando si è rivelato essere un laboratorio di ricerca sul virus evoluzione forzata. Originariamente costruito per esperimenti genetici, il Volt ha causato mutazioni mostruose agli abitanti del Volt. Le famiglie venivano crudelmente divise e gli individui deportati nel reparto scientifico per subire esperimenti atroci. I superstiti, divenuti centauri e supermutanti, ora rapiscono umani per continuare gli esperimenti orribili, perpetrando un ciclo di terrore e disperazione. Il Volt devastato in rovina serve come triste testimonianza degli orrori che una scienza senza etica può scatenare. Julian Master, direttore finanziario Repkon Aerospace. Noi abbiamo realizzato un robot che consegna latte a domicilio. È molto intelligente, vorrei vedere un Volt governato da lui. Questa è lore fresca fresca, non esiste un Volt conosciuto con queste caratteristiche e sono molto curioso di vederlo su Fallout 5. Ma aggiunge un'altra idea, potremmo separare i genitori e i figli, crescendo solo i bambini più intelligenti. Ve la ricordate? Volt 75. Situato sotto la scuola media di Malden, nei pressi di Boston, presentato come un rifugio sicuro, offriva sussidi alle famiglie numerose con bambini sotto i 15 anni per entrare in un programma della Voltec, che celava un progetto oscuro di eugenetica. Il giorno che caddero le bombe, all'ingresso, vennero divisi bambini e genitori. I genitori vennero giustiziati durante l'orientamento, mentre i bambini furono indottrinati a temere il mondo esterno. Al compimento dei 18 anni, solo il 24% dei giovani che superava i rigidi criteri di selezione veniva raccolto. I loro geni venivano raccolti. Una pratica macabra che includeva l'estrazione di materiale biologico e di organi. Chi non superava la selezione veniva scartato e i suoi resti inceneriti. In seguito il Volt fu abbandonato a causa di una ribellione tra i soggetti dei test. Ragazzi, il video poteva anche finire qui, ma stavo ripensando a quello che aveva detto Julia Master a proposito di un Volt gestito da un robot che consegna latte. Come ho detto, non esiste un Volt con queste caratteristiche, ma se vogliamo abbiamo vari esempi di Volt gestiti da supercomputer. E di solito non finisce mai bene. Volt 11.
L'esperimento sociale di questo Volt studiava la volontà della popolazione di sacrificare individui per la sicurezza della maggioranza, utilizzando la minaccia di uno sterminio di massa se si fossero rifiutati. Oltretutto controllava, spiava tutto quello che dicevano dentro al Volt. Gli abitanti inizialmente utilizzavano le elezioni per selezionare persone da sacrificare. Tuttavia, quando la pratica fu abolita, ciò portò a un tentativo di colpo di Stato che risultò nella morte della maggior parte degli abitanti del Volt. Quando rimasero solo 5 abitanti, si rifiutarono. A quel punto il supercomputer li informa che è stata la scelta giusta. Congratulazioni, cittadini del Volt 11. Avete preso la decisione di non sacrificare uno dei vostri. Potete camminare a testa alta, sapendo che il vostro impegno verso la vita umana è un fulgido esempio per tutti noi. E per rendere ancora più dolce quel senso di orgoglio, ho delle notizie emozionanti. Nonostante quanto siete stati indotti a credere, la popolazione del Volt 11 non sarà sterminata per la sua disobbedienza. Al contrario, il meccanismo di apertura della porta principale del Volt è stato attivato e potrete andare e venire a vostro piacimento. Ma non così in fretta. Controllate con il vostro soprintendente se è sicuro uscire. Per noi della Volt Tech, la vostra sicurezza è la prima priorità. La cosa folle è che però in tutti questi anni ha comunque scelto di uccidere ogni persona eletta in questo modo. Hai avuto una vita fantastica. Viverla è stato già un premio in sé. Ma è solo l'inizio. Ora chiudi gli occhi e immagina le grandi gioie che ti attendono nella prossima vita. La vita eterna. La vedi? Bene. Vengono citati da Bud Haskins della Voltech anche il Volt 31, 32 e 33, ma non essendo presenti nei giochi, essendo presenti soltanto su questa serie, faremo un video dedicato e analizzeremo tutti e tre i Volt complessivamente in un unico video. Ma la domanda è un'altra qua, ma chi è questo qua oscuro nell'ombra che trama dall'alto, che a Barb gli risponde anche dal Pip-Boy? Facciamo speculazione, secondo voi chi è? Chi può essere questo? Il presidente della Voltech? Stanislaus Brown del Volt 112, Tranquility Lane, Richard Dorn Senior, l'attuale capoccia dell'enclave, o magari qualcuno che lì nell'ombra sta tramando che un insediamento ha bisogno d'aiuto, proprio lui, Preston Garvey. Tenetevi pronti ragazzi, perché lo scopriremo nel prossimo video. Cercheremo anche di capire dove è finita lei, Barb, dove si è cacciata, in quale Volt potrebbe essere, nel Volt 31 o in qualche altro Volt. Anche la figlia, dov'è? Ne parleremo ragazzi nel prossimo video. Grazie a tutti ragazzuoli, alla prossima.